Persino Luca è un po' interdetto sulle idee di Tommy, lo capiamo. Ah, non so se lo riconoscete, ma Tommy è quell'ammasso di pelo scuro. Ma perché ti sveglio sulle scale? Non in una bara, cioè, ma in una poi cattedrale? Chi è che si sveglia seduto? Sì. Si sta svegliando nel sogno del cacciatore. Secondo me, esatto. Sai che sta facendo bene? Quell'ammasso scuro è sempre Tommy, ecco quello lì. Grazie, Dani. Sei come il prof che indica. Ci hanno sgamato, Dani, scappa. Questa cosa abbiamo trovato. E visto da fuori velocemente sembra proprio che ci sia qualcuno, giusto per rendere tutto ancora un po' più inquietante. I sing in the train. Ah! Non so dove portare, sono cazzo di maniera. Ma poi dopo che vi siete svegliati, dove... Finisce il video. Prego, dimmi di sì. No, cose la Silent Hill. Scavare, a tirare. No, fuori, scavare no, no, no. Arrampicarci. No, scavare no. Ci scavare. Buttiamo da lì. Scavare no. Io mi butto di testa. Così la faccio finita, esatto, una volta per tutte. Dimmi che male i piedi. Devo continuare a camminare, altrimenti muoio. Va bene così, Enrico? No, 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 no. No, io non ci vengo. Ho paura. Dai, Mati, dai. No, no. Lascio con Ark che si vuole. È stato bello, Mati. Devo vedere anch'io. No. Cosa? Dai, che paura. Cosa, cosa, cosa? Cosa? Arca? Cosa? In questo blocco secondo me è qua. Ah, c'è un altro buco? Sì, qua viene sempre giù tutte le cose con i nastri trasportatori. Ah. Che veniva usato come magazzino. Qua c'era uno dei tanti morti. Davvero? Stai bene? Sì. Cazzo. Cazzo. Ma com'è la storia? È nero però il muro. E ci sta riuscendo pure un sacco. Ma com'è la storia? Così? Non so perché c'era... Combustione spontanea, vero? C'era nell'aria il gas. E... Ah, il gas c'era. Allora, adesso facciamo la scena dell'incontro, no? Luca, pensavo, ma vuoi che ci troviamo tutti punto qua e al centro c'è la Mati? O la può vuoi... Essere. Eh? Può essere. Però lei dovrebbe partire poi con voi. E ci guida... Oppure ci incontriamo tutti che non c'è nessuno, fotogramma dopo c'è la Mati. Così no, compare. Brutto. Schifo. Alla horror. Non dipende... Questa città ha bisogno di essere salvata. Perché lui non è un eroe. È un guardiano silenzioso che veglia su Gotham. Un cavaliere oscuro. Un bassista oscuro. Vado a prendere l'altra luce. Io è piccolo, ce ne sono vicini. E questa va su YouTube. Adesso questo posto qua che è incredibile. Ti piace, Nico? Cosa? No. Chi è? Ripeto, tuo marito. Tuo marito. Ragazzi, 35, no, quanti anni? 35 anni. Voglio mettere su questa ripresa qua il bling sulla pelata di basso. Aspetta. Poi se no c'è. Guardate la bellezza, la leggiadria, leggiadrezza, leggiadranza, addirittura leggetritugine. Madonna, che ricordi. Perché? Non ce la faccio, troppo ricordi. A giocare qua di notte. Che paura. Ragazzi, faceva le due giorni qua. Cominciavamo il sabato pomeriggio, finiva la domenica sera. Mamma mia. Ah, che male. Addio. Topolin, Topolin, viva Topolin. No, ma qua non ce ne sono. Dio. Canta. No, gli senti che te la vedo. Ah. Ah, ma Shelob. Ah. 43, 44, 45, non c'è. Sblisgo. Andate pure. No, è la vita, l'universo, tutto quanto. 40. Ok, devi andare qua. Allora, Luca, avevamo detto qua dentro, no? La risposta alla... Mio Dio. Io entra dentro, dai. Vado dentro, vai. Permesso. Si può? Come mai è aperto?
Controllo del gas, signora. 51. C'è un po' di melmaglia. No, non è vero, non c'è melmaglia. Qua ci cadono. Che bel ragnetto. Però è bello. Una cosa è sicura, diventeremo tutti magrissimi. C'è una tettoia, possiamo fare un bar. È ancora in circolazione. No, per me è morto. Allora, lo scrigno lo mettevamo qua per terra. È il tuo grande momento. Il momento che è sempre sognato. Si possono salvare solo con le fiamme. Dopo, quando non c'è più niente di vivo. Bruciateli tutti. E adesso vado qua. Ti metti qua davanti? Allora, stai lì davanti. Che bravo che Tommy camminare nel fuori. Tanto è gay Tommy questo. Cosa devo fare? Vengo. Mi sono solo le mani che arrivano. Che prendono. Prendo il Mac da qua. Gli altri stanno pure aspettando che mi chiedono loro. Un giorno che si è sempre quasi un metallo più che una fiera. Esatto, così bisogna fare la scena che le prendete. Esatto. Dove? La scena in cui la mostro e la scena che le prendiamo. Tanto senti, tipo, è un'inquadratura su una mano in cui le prendiamo. Le appoggiamo lì magari lì sopra la cosa. Sì, tanto qua la sì. Qua. Allora io devo uscire da lì. Beh, potrebbe essere anche appoggiate qua, cioè. Sì, esatto, cioè possiamo appoggiare anche lì, intanto non lo capisce nessuno che è lo stesso posto. Invece. Troverà migliaia di commenti. So. Commenti negativi. È lo stesso posto, fa schifo sto video, merda. Luca, è colpa tua. Luca, hai sbagliato. Tommy. Torce. Hai il cuore grosso. No. Marca, non sei tranquillizzante. Inquadralo così faccio la ripresa. Madonna, che schifo. Ma quante zampe ha? 8, cioè, sempre quello. No, forse c'hai i piccoli. Dai. C'è Luca che è. No. Sì, quello grigio di fianco. No. Ma infatti vedi che sono blu. Che bel cappuccio che hai, Tommy. È gigantesco il tuo cappuccio. Infatti, ma da dietro abbiamo fatto le prove e hanno detto l'importante è che non sia mai di profilo, Tommy, ovviamente. Scena di profilo. È un cappello da Elfo di Amazon. Vai, Elfo. Ciao, sono Elfo. Togliendo i piedi da terra. Ma se sono uno spettacolo così interessante, no, giusto per capire. E non è che ci sia molto altro da vedere. Volete mettere le luci intanto che mi riposo? Ma tranquillo che intanto passano i cinghiali a scoparmi. Meglio scoparmi che essere più caricati. Perché... Beh, non lo so, sì. Sai. Oddio, secondo me un cinghiale che ti carica a quella velocità lì... Un cinghiale che ti scopa nel letto invece deve essere una godù. Ma io... ci sono veramente arrivato a un limite fisico, non... Non penso di aver mai patito così tanto dolore ai piedi in tutta la mia vita. Mamma mia. E quale ragazza ha i La bellezza ha un prezzo. Ah, le famose zampe di serpente. No, avevo visto le strisce. Il cervello. Avevo visto le strisciate. Figa. Questo è una pneumatica. Cos'è? Sono i serpenti neri quel che frustano. Seriamente? Sì. Dio, per me dormono di notte, vero? Spero. No, di notte. I magnani mai si svegliano. Orco tu. I maschi vi sono qui? No, cioè non... Io ho pure delle vespe. Io delle vespe sono terrorizzato. 50 o 125? E 125 in particolare perché fanno un rumore assurdo. I 50 riesco ancora a sopportare. Complimenti per la battuta, è veramente bella. Sono i cinghiali. Qua è rospi, non se ne vedono. Mi sta questo odore di mente mi sta facendo voglia di venire voglia di mojito. È vero, minchia. Ah sì, perché l'odore di menta. C'è l'odore di menta qua. Ne dobbiamo mettere anche per terra? No, forse. Non è che è Venite qua indietro che ci sono i sassi. Ci sono i fatti. Ok. Tommy, ma perché dobbiamo venire fin qua per aprire il portiere? Sì, la tengo così. Eh? Perché dobbiamo venire fin qua per aprire il portiere? Perché te non ti fai i cazzi tuoi, no? Chiedo per il pubblico, chiedo se ti... Arriva il calore della sì, infatti. Sembra che mi stai dando fuoco. Stiamo un po' lontani che qua io è un film che ho già visto questo. Sì, ne ha un po' bisogno, vedo che ah, sto bagnato. Gnam, gnam.
No. Non scena poco. Quindi, a chi manca? Batti il mio cazzo nero, con quanto cazzo nero posso nero. Non ti bello così? Sgulla. Sgulla. Ti si sta staccando un pezzo di cazzo. Ah, Dio, bolla, il freno. Il forziere come lo facciamo? C'è. Concretizzare. Sì, concretizziamo. Focalizziamo. Focalizziamo. Attento, campa, che io ti vedo già sul letto di morte. Non darti fuoco, non dar fuoco agli altri, non... ma soprattutto a te stesso. A te stesso. Da parte che sto qua. C'è Tommaso che ormai non ce la fa più. Cioè, prossimo passo, secondo me, è un crollo. Un po' di... Ma per caso tu hai male ai piedi? No, un po' i fianchi, ma i piedi stanno da Dio, grazie al cielo. Perfetto, va bene, ottimo. Allora possiamo andare avanti per altre 4 ore. Facciamo tutto il video. Esatto, perfetto. Cazzo, non avevo la sede inserita. Occola si scrive TS Occola. TZ Occola. Ma se io uso il velo per... siamo tutti devastati. Che cazzo è questo rumore? Quale? Non l'avete sentito? Quale? Merda. Cos'era? No, sono serissimo, non mi sto prendendo per il culo, era tipo sembrava tipo un urlo di un animale, ma tipo dinosauro. Era sulla sinistra. Ma saranno loro che fanno i scemi. No, è perché veniva dalla sinistra. Giocando a Dance Showdown, non so come so distinguere bene i suoni. No, è un dinosauro. È tipo... Ma no, ma dai. Sono serio, non ti sto prendendo. Secondo me è le allucinazioni dal probabilmente dolore. Per il dolore sto avendo le allucinazioni anche acustiche. Sarà un dinosauro. Un centinaio di metri da qua. Non fa una piega. L'ultimo dinosauro. Com'è che si chiamava l'artigli? I denti aguzzi. Perché una CGI brutta come quel cane lì, mamma mia, del Signore dei Nani, non ho mai visto niente. Ma di una fintezza. Come si dice fintezza? Falsità. Quanto vorrei fintanza, una bella pizza adesso? Fa tanto, fintanza. Un po' di birra, cazzo. Vorrei che non ci ho pensato. Delle scarpe normali. Gelato. Ragazzi, arrivati a questo punto che ci sono una cosa da fare. Una sigaretta. Tira giù il culo. Ma tu hai tenuto tutto il pisellone? Attenti che la dovete sentire tutti. C'è un tempo per evitare i momenti divertenti, che poi divertenti. Divertenti, per carità. Oh, bene. Dani, che cazzo fai? Non hai caso. No, dico che qua Tommy... Non vedo Dani, io sono un po' malissimo, ragazzi. Dico, ma è proprio necessario sta cosa? C'è scritto 14 minuti, poi si scarica. No, non la spegnere. No. Ma non sei... la spegnere. No, di tutte le cose che puoi fare. Cioè, io vengo e ti meno. Sono... ma non si riaccende. Divorzio. Non so come si riaccende. Come si fa? Non lo so. È una lampada. No, raga. Abbiamo bruciato l'ultima scena così. C'è Tommy che apre il forziere, nessuno saprà mai. Finisce così il video. Sai quanto costa quelle lampe dei Vidali? No, giusto per farti capire se le rompe. Sì, lo so, 450. Beh, si è spenta da sola. Ma sarà scarica. Lui ha detto che rischiavano di spegnersi. Ok, basta, lasciamo. Sentito? Così. Sembrava un cavallo. Mi fa morire, basta, che è rimasto in tutto questo esattamente immobile. Beh, anche l'altra. Sì. Sembri pacce. Sì. Quali sono? Secondo me si sono messi d'accordo. Si sono messi d'accordo Luca loro due per farci uno scherzo. Adesso tornano tipo con le maschere. Ah, io rimango così, Cioè, io non. Io meno, raga, ve lo dico. Io mi faccio ammazzare volentieri, ma sicuramente soffro meno. Dani, ma le lasci lì quelle lampe? Tu sembri un bambino di 3 anni col gioco. Stavo girando in là dove era prima. Sì. Dove l'avevi girata tu prima? Non sì, è che. Sto già, ragazzi, non staremo mai male come quelli che sono a Gubbio. Pensa quando monterai questo video e sarà la cosa più cringe del mondo, perché sarà vecchio. Sì, perché tipo, cioè, dopodomani non si ricorda più nessuno di Gubbio, però. Però tu hai deciso di farlo lo stesso. Pensa che non ci vanno più in quel ristorante, ma poi non è neanche stata colpa loro.
Ma, no, ma loro hanno pescato il pesce, sì, per so, i cazzi loro, se non lo sono fatti così. Lo so, e dicono che è colpa del ristorante. Ma vattene a fanculo, sì, cioè, no, già non te, ovviamente. Ah, so. Dani. Vattene a fanculo, va, coglione. Capisci un cazzo, il ristorante. Ce l'avete? Yeah. No, volevo stare stata così là? Ancora per 40 minuti. Adesso è un indizio. Ah, non sei ancora lì? Del posto. Non si è mosso di un minuto. Non si è mosso di un minuto. Come se la fia proprio se ne ha. Almeno un po' sposto. Prepara i polmoni. Il più freddo possibile. Luce fredda. Ma non possiamo metterci dentro una di queste. Prende fuoco lo screen. Si è riossessionato. Ma è pericoloso col fuoco. Per il suo compleanno compagni uno stock di queste torce. Sì, sì, sì. Felicissimo, no. Ah, 25 torce da bruciare. 600 si diverte più buono. Basta, spostati che inquadro Ico che se la sposta. Rifallo, dai, che sei bravissimo. Guarda. Che bravo, sei bravissimo. Vorrei solo farti notare che ha quasi 30 anni. Non so cosa dire, ragazzi. 30 anni, signori. Domani le parlerò, dopodomani parlerò con sua madre. Cercheremo di capire. Ragazzi, è il più carico di tutti. Sì. Quando, ragazzi, quando sono stanco. No, ma questa non è luce fredda, zio Canta. Questa è la spada. Non fare incazzare, Ico, che ti appicca fuoco stasera. Tutti. Ma appena si spegne quella torcia, Ico si spegne anche lui. Sì, no. Ma devi tirarla su. Questa rappresenta il mio sonno. Quando finisce. Bon. Perfetto, via dalle luci. Allora, quindi dobbiamo illuminare la cosa o. Boh. Boh, fra. Cazzo, non so, non ho letto il libro. No. Ma Ico, qual era la battuta? Che le apri anziché. Bella detta così. La corona, ci trovi Fabrizio Corona. Aspetta, apri di nuovo. La è andata via. E ti diceva, se è possibile uno col cazzo di fuori, un calciatore professionista. Ma sta leggermente più indietro. Sì. E levati dal cazzo. Il cazzo così. Si dice pene, sul cazzo. La follia. Allora, se mi dà la foto, le faccio vedere la puttana che fotografa il cazzo Adriano. Come? Se lei riferisce parole dette da altri, anche se sono parole volgari, va bene. No, però è importante. Però noi capiamo di anche con termini sì, meno volgari, insomma. La minima risata di Luca vale come tipo, mille risate degli altri. Non l'avete mai visto? Ma certo. Bah, è oro. Ma perché l'abbiamo fatto azzurro? Che Enrico lo voleva azzurro. Ah, ok. No, possiamo farla anche di un altro colore per. Guarda, così ci Salvatore Aranzulla la voleva. Esatto. Ci sarà il video di Ico con la luce azzurra, poi quello per il resto del mondo. Allora aspetta, provo a fare. Fai un'altra svapata. Ormai siamo in fondo, Questa scena è oro. Lui che aspira e sbuffa lì. Gli state dietro con le torce. Dani, ci sono tutti nella scena con lui? Tutti? Ah no, tutti sono, no, cazzo, solo loro. Ma non tutti allora nella scena. Vabbè, in tre. Va tutti bene giù anche i cappucci. Tre, no, tutti giù i cappucci. Giù i cappucci. Ma giù tutti? Servo, abbiamo un'altra torcia accesa. No, serve solo dei qualcuno due dietro, la persona. Ah, ok. Sì. Vedo, qua è figo. Ma anche con la luce azzurra? A luce. Ti prego, fai una battuta su Fabrizio Corona adesso. No, per me no. No, per me no cosa? È diventato Mara Maionchi. Sta cambiando personaggio. Sì. È split a 12 personalità. Sì, infatti ormai non so più controllare le personalità. Ci Vanna Marchi, va che ormai ah, Walter Ludo dentro. Su Netflix c'è il documentario di Vanna su Banda Nara? No, su Vanna Marchi. Su Vanna Marchi. Com'è Vanna che è la frase che dice? Vanna Marchi, com'è che dice? Perché d'accordo? No, perché per essere, per vendere bisogna essere. Va, tipo c***o ci dice, no?
Un altro giorno. Bassa, fammi una cortesia importantissima, per favore, che ne vale del video. Guarda su YouTube il trailer della serie Netflix di Vanna Marchi. E solo gli ultimi 10 secondi, perché voglio sapere, non voglio ricordarmi che frase è quella lì che dici. È molto importante. L'amicizia, Bassa. Vuoi appoggiarti qua, Mumi? Questo comodissimo tavolo. Puoi appoggiarti a Tommy? Potremmo fare un centefi di che schifo. Io l'ho visto che film di merda, mamma mia. Mai come gli anelli del potere. Roberto Baffo da qui. Sì, sì. Ioni, culati, cazzo! Deve sparire. Perché i coglioni vanno inculati. Vabbè, perché non si vede che è azzurro. Ma anche se si vede che è azzurro, anche perché vorrei sulla mia lapide quella frase, se possibile, quando morirò dopo questa serie. Figata. Pazzesca. Sì, però... Ma è troppo bello. Colore. Quanto vorrei potermi alzare per vedere. Tu hai fatto tipo così, quando apri il forziere. Matti, è preoccupato. Colore è bello, uguale. Ragazzi, fra un po' prendo fuoco. Molto bello. È bello però con l'azzurro. Ha ragione Ico. Potrei fare tutti in bianco e nero e tengo solo l'azzurro. Ma cioè, okay. Ne fai anche tipo due versioni che possiamo scegliere? Sì, sì. Sì, ragazzi. Sì, stai zitta. Questo è il tono. No, Cioè, se stai zitto, io ho una notizia bruttissima da dare. Ok, vattene. Dovete okay. Svenire per terra. Dobbiamo svenire per terra. Ico, quando svieni, tiri lontano la torcia da chiunque, per favore. Stai esterno. Sì, ma quando è che toglieresti la corona dallo screen? Tu scè. Riesci a fare corona con After Effects, ma proprio l'ho preso, male, l'ho preso. Tagliato da una foto. Riesce, lo incula. Dani, puoi metterla lì così svapi sì, anche. È l'ultima ripresa, non so come la vuoi fare. Con quale cosa? Non ci sto. No, non ci stava. Ma ci stava a casa, se avessi la scatola. Forse l'ho schiacciata troppo, se distretta. Vabbè, che sti cazzi. Ma no, ma scusami, ma se fai già che nella scena hai le mani dentro la tiri fuori? Infatti, sì, infatti facciamo così. Sì, non ci hai pensato neanche per il capo. Ok, fatevi fermi. E poi al buio arriva corona in qua. Stavolta l'ho presa. Ok. Con che faccia? Non stai di testa. Una mano in tasca, puttana merda. Questi cazzo guarderanno proprio te. Sì, sarà il commento. Tutti i commenti. Ma deve avere una faccia tipo sorpresa? Sorpresa. F4 Basito. Allora, chiudi la scena su lui Basito. Te, chiudi su di lui Basito e fondue al nero. È tutto così. Questo no, è orribile. Ma non ce la facciamo. Altre due tie. Gesù, ormai. Che cazzo di fuori ci avevi, Enrico? Proprio da via la mano dalle tasche. Via. Questa ce l'ha la mano in tasca. Togli la mano, per favore, voglio andare a letto. Salva il video, vai. Ma sto salvando, ma fatti i cazzi tuoi. Deficiente. Prima che esca tutto il fumo. Fermi. Dal peggior clip. Cioè lui che fa Marvo che si è mosso tutto il tempo. Sta prendendo fuoco. Marvo è andato sta prendendo fuoco e anche il mantello più infiammabile di tutti. Sono andato dietro nel backstage. L'alternativa era lui che dava fuoco a Tommy. Sarebbe stato bellissima. Tommy, per la causa ti daresti fuoco. Tommy, per la causa apri lo screen e dici Fabrizio. Dai! Dai, facciamo la scena qui dico Fabrizio. È falla, sto riprendendo. Aspetta, ce l'ho. Adesso trovo una foto di Fabrizio Corona. Grazie. Dai, Luca, fai questa scena qua. Ah, la fai tu. La faccio con le cose. La fa Luca. Sì, la falla professionale. Pure con lo svampo. Te ne metto poco, dai. Luca this picture. Questa però la possiamo pubblicare seria. Dani ci rimane, la promo, ragazzi. La promo del disco. Fabrizio! Poi nessuno la capisce perché nessuno sa no, che ci va la... No, quando vedranno il video c'è dopo. La corona la capiranno. È postuma, credo. Arriva dopo, molto dopo. Ragazzi,
dopo una bellissima giornata, molto rilassante, veramente poco faticosa. Dai, mi sto mettendo, madonna, sto per cadere di nuovo. Su tutta la batteria. Su tutta la batteria che costa migliaia di euro. Ico saluta. L'occhio. Fabrizio Corona vive. Bassa. Chi è Ico? Tu sei Ico. Ah. Ti chiamo Rico. Ico. Rico. Esatto. Rico. Com'è che si chiamava? Dai, quello, lo spogliarellista, quello con la bandana. Porco. Dai. Sono il suo nome. Non è Rico, viene... Però è un qualcosa del genere. Ico, tranquillo, non spostarti neanche di un millimetro. Lui. Riccardo. Riccardo Milos. Riccardo Milos. Ragazzi, un saluto a tutti. Ciao. Buonanotte, grazie per essere stati con noi. Che bella questa luce che ci ho conto, veramente fantastico. Un applauso a Bassa che non sta guardando assolutamente in camera perché è un po' stronzo. E ci si vede al prossimo video, che spero che sia fra veramente tanti mesi. Facciamo anche Luca lo spero. Anni. Anni. Sì, io devo riprendermi tra anni. Il prossimo live. Prossimo live. Quindi fra molti. Fra molti anni il prossimo live. Buonanotte.